Buongiorno a tutte e a tutti, vi do il benvenuto al secondo evento collegato al ciclo di incontri del progetto Silver Rainbow, un progetto di Arci Gay in collaborazione con Arci Pescafisa, finanziato dal Ministero per le Politiche del Lavoro. Nell'incontro di oggi parleremo di co-housing e per parlare di questo argomento abbiamo con noi Carmine Urciuoli, che è un ricercatore della Università Federico II di Napoli, nonché curatore della formazione a distanza per il progetto Silver Rainbow. Abbiamo Alessandro Battaglia dell'Associazione Cuore di Torino, che è l'associazione che ha dato vita al co-housing, Nicola Di Pietro per l'Associazione Agapanto di Roma. Spero di averla pronunciata bene, Nicola, se no poi dopo correggimi, non ti fare scrupoli. Diamo la parola a Alessandro Battaglia dell'Associazione Cuore di Torino per parlarci della sua esperienza di co-housing LGBT. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Che dire, co-housing è un'esperienza che è un progetto che noi avevamo nel cassetto da moltissimi, moltissimi anni, di cui insomma avevamo chiacchierato lungamente qui a Torino con personaggi e persone di varia età e varie estrazioni, consapevoli del fatto che in Italia non ci fossero dei dati veri relativi a quello che è il discorso, diciamo, dei giovani cacciati di casa o di persone che in qualche modo si trovassero in grave vulnerabilità dal punto di vista della loro autonomia e che quindi potessero in qualche modo avere necessità di soluzioni di ospitalità. E quindi praticamente a dicembre del 2018, con partenza ufficiale il 6 gennaio del 2019, abbiamo inaugurato Tohousing. Tohousing è un progetto, diciamo, che per le sue caratteristiche è unico in Italia. Nel senso che a parte per dimensioni, perché ha 5 appartamenti che possono arrivare a contenere circa 24 persone, e soprattutto non ha alcuna limitazione né dal punto di vista dell'orientamento o dell'identità di genere, né tantomeno dal punto di vista anagrafico. Accoglie uomini, donne, persone trans, anziani. L'unico vero limite che abbiamo è quello di non poter in alcun modo ospitare minori, perché come forse qualcuno e qualcuna di voi saprà, per la questione minori, insomma, tutto diventa molto molto più delicato, per cui ci sono di mezzo le procure minorili, ci sono di mezzo tutta una serie di questioni che ci impediscono. Non essendo il nostro progetto una struttura di accoglienza, ci impediscono di ospitare. Abbiamo altre due limitazioni importanti, proprio sempre perché non siamo una struttura, che sono quelle di non poter ospitare persone con gravi patologie psichiatriche, e tantomeno persone con gravi dipendenze. Perché appunto sono tutte persone che abbiamo oramai appurato, perché non sempre è possibile non accoglierle queste persone, ma abbiamo appurato che proprio il nostro progetto non ha le caratteristiche idonee e soprattutto la struttura per poterle accogliere. Questo significa che nel corso di quest'anno e mezzo, in realtà, alcune persone, sia con gravi patologie psichiatriche che con gravi dipendenze, le abbiamo accolte con dei risultati qualche volta non esattamente entusiasmanti. Siamo a un anno e mezzo dalla sua apertura, dal suo avvio, abbiamo superato anche questa difficile fase che è stata difficile un po' per tutti, ma per una organizzazione come la nostra, che ospitava all'inizio del lockdown 18 persone e poi non ha più potuto accogliere nessuno all'interno del progetto, ma nemmeno far uscire nessuno dal progetto,
Diciamo che abbiamo attraversato questi 2 mesi e mezzo con grandi difficoltà, ma siamo riusciti a risolvere abbastanza bene tutte queste difficoltà attraverso l'acquisto di una serie di strumenti tecnologici che hanno mantenuto in contatto quotidiano i nostri ospiti con gli operatori che si occupano in qualche modo del loro supporto. Ai nostri ospiti che cosa diamo? Diamo un intanto diamo un tetto, diamo il cibo. 2 volte la settimana arriva la spesa nei 5 appartamenti. Ci sono a disposizione, non obbligatoriamente, naturalmente, 3 psicologhe, 1 psichiatra, 1 educatore, e 1 assistente sociale e 1 orientatore al lavoro e alla formazione professionale, più 2 operatori che girano, insomma, verificano che tutto proceda nel migliore dei modi all'interno degli appartamenti. Il nostro progetto è un co-housing, quindi una delle priorità che noi abbiamo è quella di riuscire a far convivere delle persone all'interno degli appartamenti, che come potrete immaginare non è cosa semplicissima, perché le persone naturalmente non si conoscono, le persone che ospitiamo, e oltretutto il nostro lavoro va nella direzione di riuscire a portarli ad un'autonomia sufficiente per poter uscire alla fine del progetto, che dura al massimo 8-10 mesi, poter uscire dal progetto nella condizione migliore possibile per poter, come dire, avere una casa propria o una stanza propria, possibilmente un lavoro o un tirocinio, e insomma, questo è il lavoro che facciamo. A oggi noi abbiamo, guardo questa tabella che abbiamo realizzato, noi abbiamo accolto fino ad oggi in progetto 38 persone, 15 delle quali hanno un'età compresa tra i 18 e i 24 anni, 14 dai 20 ai 35, 3 persone dai 30 ai 45 e 6 persone over 45. Questo per dare un quadro generale, diciamo, di quelle che sono le nostre capacità e le nostre possibilità di accoglienza. Concluderei, perché poi credo che molto possa dipendere dalle domande che verranno fuori, e quindi non so quanto tempo avessi a disposizione, ma non so se lo consumerò tutto. Concluderei dicendo che il lavoro che noi stiamo facendo è un lavoro del tutto, tra virgolette, sperimentale, in questo senso, perché non solo in Italia non esistono strutture come la nostra, a parte un'esperienza che è quella della Croce Rossa Italiana a Roma, che però appunto a parte avere 8 posti, però non accoglie persone anziane, non accoglie persone trans, mi pare che si fermi a 24 anni dal punto di vista dell'accoglienza, ma è anche un settore nel quale davvero i dati sono inesistenti. Tant'è vero che il nostro lavoro oggi, oltre a continuare a fare quello che stiamo facendo e a tentare di trovare le risorse per fare quello che stiamo facendo, perché come potrete immaginare questo è un progetto che costa molti soldi, gli appartamenti non li abbiamo, non ce li hanno regalati, ma paghiamo un affitto mensile, esattamente come tutto ciò che si può immaginare ci siano spese per il mantenimento degli appartamenti, però appunto stiamo lavorando anche nella direzione di un contatto importante sia con l'organizzazione internazionale FEANSA, che si è incominciato quest'anno ad occuparsi degli homeless LGBT, e poi con la FRA, che è un'organizzazione, insomma, anche questa è di livello internazionale, che ha finalmente pubblicato i primi dati relativi alla popolazione LGBT+, che si trovino in una condizione diciamo di vulnerabilità e vicini a quello che può essere diventare degli homeless. Diciamo che un progetto come il nostro, che noi ci auguriamo sia ripetibile, ed è per questo che stiamo lavorando alla sua modellizzazione, un progetto come il nostro dovrebbe essere molto più diffuso nel nostro paese,
ed è l'augurio che noi ci facciamo e stiamo cercando di aiutare tutte le organizzazioni in Italia che ci chiedono supporto, perché i dati che noi abbiamo sono estremamente alti, nel senso che sulle 38 persone che noi abbiamo ospitato fino ad oggi, con 2 mesi e mezzo di chiusura e con le 10 persone che entreranno la prossima settimana, che erano in lista d'attesa da appunto un sacco di tempo, noi abbiamo respinto purtroppo in questo anno e mezzo all'incirca 60 persone che ci hanno chiesto aiuto, di varia età e insomma con problematiche molto differenti l'una dall'altra. E questo è un peccato, un po' perché queste richieste arrivavano da molto lontano, e quindi parlo del sud Italia, e un altro po' perché non erano purtroppo idonei e aderenti al nostro progetto. Quindi, insomma, questo è il quadro generale del progetto Tuo Housing. Il punto oggi per noi fondamentale è riuscire a farlo vivere per più tempo possibile, perché questo, contrariamente a molti altri progetti che le associazioni LGBT svolgono, è un progetto che tendenzialmente non dovrebbe purtroppo avere una fine troppo ravvicinata, un po' per costruire un know-how vero e un altro po' perché le richieste e le esigenze sono molto importanti e i giovani, soprattutto ancora oggi cacciati di casa, sono numericamente importanti, ecco, da questo punto di vista. Siccome siamo in un incontro che parla di Silver, faccio un breve accenno a questa questione perché, contrariamente al nostro esordio, dove avevamo intenzione di ampliare il più possibile il target di riferimento anche sulle persone più anziane, ci siamo resi conto che con ogni probabilità un progetto di convivenza, così come quello che noi abbiamo messo in piedi, non è particolarmente attrattivo per le persone, come dire, over 45, per molte ragioni, evidentemente. Anche se a oggi noi abbiamo 3 persone over 45 all'interno del progetto e stanno benissimo, però quelli che ci hanno contattato in questo anno e mezzo, quando hanno saputo che avrebbero dovuto condividere una stanza con una persona che probabilmente era molto più giovane, tendenzialmente hanno rifiutato di aderire al progetto. Loro non avevano una grave vulnerabilità dal punto di vista economico e quindi potevano risolvere la loro problematica in un altro modo. Io credo di avere detto tutto quello che mi poteva venire in mente in questo contesto. Se ci sono delle domande, sono qui a vostra disposizione. Grazie mille. Grazie Alessandro. Darei a questo punto la parola se Carmine c'è e riesce a condividere a Carmine. Se invece Carmine preferisce aspettare, do la parola a Nicola. Mi Proviamo. perdonate, solo un secondo. Alessandro, dimmi tutto. Solo un secondo, perché ho letto che in uno dei messaggi c'è qualcuno che scrive, Emanuele, scrive Silver over 45. No, non intendevo che over 45 sono Silver, intendevo dire che nelle nostre statistiche abbiamo indicato over 45 e non altre età, per cui per noi rientrano tutti nella stessa categoria e però over 45 non sono silver, per me quantomeno. E neanche per il progetto, diciamo. Allora, Carmine, ci sei? Sì, allora io ci provo e vorrei condividere PowerPoint, che è questo. Vediamo un po' se lo vedete. Si vede a tutto schermo? Si vede a tutto schermo. Benissimo, benissimo. Allora, dunque, io ho preparato delle slide per, diciamo, introdurre, ovviamente da un punto di vista scientifico, nel senso sulla base di letteratura scientifica, questo concetto di co-housing. Rispetto a quello che già ha detto Alessandro, la mia presentazione, diciamo, quello che io vi dirò, già va in una direzione leggermente diversa, però mi fa piacere anche che ci confrontassimo alla fine rispetto a questi concetti e
anche con i partecipanti che ci sono in questo incontro. Allora, il co-housing, partiamo ovviamente dalla definizione. Allora, sulla Treccani troviamo la definizione di co-housing, che è un termine che viene usato, diciamo, non viene tradotto in italiano, perché significherebbe coabitazione. Però in realtà coabitazione è un termine, diciamo, che da un punto di vista proprio semantico è un po' stretto, perché in realtà si tratterebbe di una condivisione di spazi e servizi da parte di chi vive in unità abitative indipendenti, ma situate in uno stesso complesso. Diciamo che questa è la definizione più accettata in questo momento di co-housing da parte di chi si occupa prevalentemente di questo argomento. Chi si occupa prevalentemente di questo argomento, cioè la letteratura scientifica che fa riferimento al co-housing, è soprattutto, diciamo, sono gli architetti, gli urbanisti, diciamo, i costruttori e anche gli avvocati, come vedremo un po'. In realtà ci sono dei sinonimi e declinazioni, ad esempio residenza collettiva, condominio solidale, che a me piace molto questo termine, oppure villaggio cooperativo, oppure coabitazione solidale. Quindi, diciamo, ci aiutano a capire il termine co-housing come si può leggere, perché se noi lo leggiamo in senso di coabitazione, stiamo dicendo qualche altra cosa. Ok? Questo è. Allora, un co-housing ovviamente è organizzato in tante abitazioni private, complete di servizi, a cui si aggiungono degli spazi comuni esterni e interni. Ovviamente non possiamo stabilire quali sono questi spazi, perché dipende dal come viene costruito il progetto. Questo progetto che vediamo fa riferimento ad un villaggio che è stato costruito, diciamo, che ha in comune molti spazi, come ad esempio anche laboratori fai da te, addirittura lavatrici comuni, orti comunitari, biblioteca, angoli per bambini, di familiari. Ci stanno anche, ad esempio, esistono degli esperimenti di co-housing con servizi dedicati agli anziani della comunità, che diciamo viene raccolta intorno a questi spazi abitativi. Il co-housing nasce in Scandinavia 50 anni fa, in particolare in Svezia. Esistono esperienze soprattutto, diciamo, negli Stati Uniti, in Nord Europa, in Australia e in Giappone. Sono diverse tra di loro, però, perché questi, per sintesi, io non ho voluto fare questo tipo di analisi, diciamo, delle varie esperienze che esistono, però tra di loro sono diverse per tanti motivi che poi magari analizzeremo nel corso del mio racconto. In Italia negli ultimi 20 anni, proprio negli anni 2000, si è iniziato a parlare con forza di co-housing, diciamo, questo a causa di una trasformazione generale un poco del welfare, no? Quindi c'è una necessità di compensare i bisogni di cura ed assistenza a cui provvedeva un po' la grande famiglia estesa o la rete di aiuti parentali, che era comune fino a qualche decina di anni fa per tutti. Qua qualcuno può già iniziare a capire perché il co-housing ha una declinazione in ambito LGBT, perché ovviamente, diciamo, gli aiuti parentali e la rete assistenziale, che prima era, tra virgolette, naturale per le persone non LGBT, adesso ovviamente è molto più comune questa assenza di rete per le persone LGBT. Quindi in Italia, Housing Lab, con questa pubblicazione di Altra Economia del 2018, ha censito 40 casi, di cui 10 in fase progettuale, e in realtà qualcuno di questi, diciamo, lo stanno realizzando, e qualcuno in realtà è fallito, perché il co-housing è un processo che inizia lentamente, si deve costruire piano piano e non sempre, diciamo, arriva a buon fine. Come è stato detto anche da Alessandro, che mi ha preceduto, tutte queste diciamo, sperimentazioni, queste idee sono tutte al nord, quindi le troviamo in Piemonte, in Lombardia, in Liguria, in Trentino, soprattutto nelle città metropolitane, che non è una cosa casuale. Su questo ci possiamo anche confrontare dopo, no? Perché i co-housing si addensano soprattutto nelle aree metropolitane. Questa è una domanda che io lascio per dopo.
Vabbè, qua velocemente io vi faccio vedere alcune cose perché ovviamente diciamo, il presupposto del co-housing è proprio nella trasformazione della società italiana, insomma sul fatto che la famiglia italiana è diventata più stretta e più lunga, cioè le famiglie fanno meno figli con genitori sempre meno giovani e questi figli si trattengono sempre più a lungo in famiglia, quindi c'è una difficoltà anche ad uscire dal nido, tra virgolette, no? Infatti, ad esempio, a Trento e a Bolzano mi risulta che esistano delle diciamo, attività, dei progetti di co-housing che sono rivolti proprio a fare in modo che queste persone, diciamo, i giovani adulti, possano lasciare la famiglia, soprattutto se sono provenienti da famiglie meno abbienti. Poi vabbè, l'Italia ha la percentuale più bassa d'Europa di famiglie di quattro generazioni, cioè dal bisnonno al nipote, e un'incidenza di famiglie di due sole generazioni, cioè genitori e figli, inferiore alla media. Poi non mi dilungo molto, perché già molte di queste, diciamo, statistiche già le conosciamo. C'è da dire che ovviamente nel paese familista per eccellenza, che è il nostro, l'evoluzione della struttura e della composizione della famiglia mostra di andare in direzione contraria a tale modello culturale, cioè in realtà le politiche familiari a noi, nonostante sia un paese in cui la classe politica ha usato questo concetto per molto tempo, non sempre poi si sono diciamo, attivate politiche adeguate. Le famiglie composte da soli anziani sono il 30%. La regione con la più alta incidenza di famiglie è la Liguria, come sapete, poi il Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, mentre invece la Campania e la Sardegna presentano una percentuale di ultra 65enni inferiore al 20% e di ultra 75enni inferiore al 9%, sono le più giovani. Questo per Trentino Alto Adige e Veneto, quindi queste sono, diciamo, ci permettono anche di scomporre la questione del co-housing anche a seconda di chi poi deve accedere a questo tipo di servizi, no? Perché una cosa è diciamo che al co-housing partecipino persone più anziane, una cosa che invece diciamo, venga fatto per le persone più giovani oppure per le donne, perché un altro problema, diciamo una cosa positiva per certi versi ovviamente è che c'è l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, che è una conquista del movimento femminista, che però ha creato ovviamente una, diciamo, ha eroso tutta quella parte del welfare che lasciava alla donna il lavoro di cura gratuito familiare, no? Cioè che significa che non viene riconosciuto come lavoro. E quindi nelle regioni del Mezzogiorno, dove si registrano livelli di occupazione femminile più bassi, infatti per questo vengono detti mediterranei, aumenta la disponibilità di risorse preposte all'assistenza di anziani, come è tradizione nel welfare nostro, italiano. Quindi diciamo che questa è una problematica che poi si è presentata per il co-housing, perché, come vedremo, diciamo, il co-housing è rivolto anche alle donne single con bambini, ad esempio, no? La povertà negli anziani. Il problema della povertà in generale per gli anziani, ovviamente io qua non parlo di anziani LGBT, perché andrebbe fatto un discorso un po' diverso, però il problema si può ritenere superato in generale per gli anziani. Va bene, questo diciamo possiamo anche un po'. Questo è il modello mediterraneo. Allora, qua vedete che in blu, questa sarebbe la spesa sociale, diciamo, scomposta per i vari settori, e in blu è, diciamo, per la vecchiaia. Vedete che è la voce di spesa più ampia. Quindi, diciamo, trovare, una soluzione anche a questo tipo di, cioè per comprimere questa voce di spesa, quindi, ricostituendo quel tipo di, diciamo, come dire, quel tipo di welfare che esisteva prima, ci consentirebbe di aumentare la spesa anche in altri ambiti del welfare. Va bene, qua saltiamo un attimo, poi ovviamente chi vuole io posso lasciare queste slide, cioè sul fatto che la famiglia è ritenuta centrale sempre nella cura e nell'assistenza, però ovviamente chi non ha una famiglia come deve
comportarsi, queste sono le prestazioni sociali, questo diciamo è alla base della motivazione che ci deve spingere a pensare al co-housing, perché diciamo col cambiamento di questo tipo di prestazioni sociali noi ci dobbiamo porre comunque la questione di dover trovare soluzioni differenti. Vabbè, io questo diciamo poiché non voglio occupare tempo su questo, perché queste erano diciamo delle slide ecco preparatorie, no? In sintesi diciamo che si ricorre al co-housing per diciamo ristabilire quella clima che c'era, no? Solidarietà tra le persone che adesso con la società postmoderna è assolutamente venuto meno, no? Come ci dicono anche i grandi sociologi, in realtà tutta la sociologia del Novecento ci dice questo, quindi io qua ho voluto solo citare alcuni sociologi che sono Ulrich Beck, Zygmunt Bauman e poi Richard Sennett, che nel suo ultimo libro della trilogia Etica per la città nota proprio questa cosa qui, no? Che le città sono sempre meno hanno sempre meno spazi condivisi e tendono sempre a chiudersi. Questo lo vediamo continuamente anche dalle proteste che esistono di piazza oppure da tanti tipi di manifestazioni. Quindi diciamo che questi elementi che sono propri poi della globalizzazione e delle società postmoderne sono alla base poi del bisogno poi di creare una forma alternativa di solidarietà. Diciamo che nelle società postmoderne l'individualismo, l'assenza di sicurezza e la precarietà ci portano a dover pensare a forme alternative di solidarietà, no? Diciamo che sicuramente nel co-housing si possono rintracciare. Quindi su questo io ho voluto citare solo i sociologi più importanti, ma in realtà tutta la sociologia del Novecento, ma anche quella contemporanea, dice questo e dirà ancora di più questo dopo questa pandemia. Ecco, va bene, questo già l'ho detto, quindi diciamo il co-housing è quella di ricreare un poco quella, diciamo, il villaggio come nella nostra visione idealtipica. Qui ho usato una foto della Corricella, che è un villaggio che si trova a Procida, all'isola di Procida. Vabbè, questo è il posto dove è nato mio padre, e quindi vi posso dire che sicuramente in questo tipo di ambiente si crea solidarietà, anche se però non bisogna diciamo associare subito il villaggio, no? Il villaggio ad esempio rurale al concetto di co-housing, proprio perché la differenza è che nel co-housing, questa è una diciamo cosa importante, è che le persone ce le scegliamo noi, i vicini ce li dobbiamo scegliere noi con un processo di costruzione. Qua questi sono degli stimoli che magari io, Federico, magari lasciamo per dopo, no? Diciamo, mi chiedo che cosa sarebbe avvenuto se, diciamo, che noi abbiamo ascoltato sui giornali nei mesi scorsi sarebbero state uguali, cioè ad esempio con le persone, soprattutto anziane, morte nelle case di cura, quindi diciamo gli anziani istituzionalizzati in un certo senso, quindi già presi in carico dalla pubblica amministrazione e in un certo senso diciamo non abbandonati dalle famiglie, ma sicuramente senza una rete di solidarietà, perché la rete in alcune zone d'Italia non ha funzionato in questo senso. Però questa è una cosa che voglio portare, diciamo, sono stimoli che vorrei portare dopo, perché facciamo la discussione dopo, no? Però ad esempio, se ci fosse stato un progetto di co-housing più diffuso nelle zone, ad esempio di Codogno, della Bergamasca, ci sarebbe stata la possibilità di salvare qualche vita grazie all'attivazione di reti di solidarietà dovute al co-housing? Comunque va bene, questi sono diciamo degli stimoli, perché i giovani senza sostegno familiare o di origini non abbienti, il sostegno familiare ovviamente è il giovane espulso dalla famiglia perché magari ha fatto un coming out o ha subito un outing, no? Certo. Quindi diciamo il co-housing può aiutare questo tipo di... oppure le persone LGBT tra questi soggetti più fragili, perché non bisogna generalizzare con termini LGBT, ad esempio io penso poi alle persone transgender, che sono diciamo i soggetti più fragili. Comunque va bene, ce ne parliamo dopo.
come viene sottolineato anche dallo studio di fattibilità e le Archigate 2020 che io ho potuto leggere in bozza e che poi sarà disponibile. Questo io ve lo anticipo perché c'è uno studio di fattibilità su questo argomento che diciamo sarà, penso sarà possibile anche poterlo scaricare dal sito dell'associazione. Allora, quali sono i soggetti che partecipano al co-housing? Io vado un po' più veloce perché non so che quanto tempo ho, Federico. Ancora 5 minuti. Ah, benissimo. Allora, quindi abbiamo i soggetti promotori. I soggetti promotori chi possono essere? Un gruppo di cittadini che decide di vivere insieme, no? Oppure di vivere in coabitazioni, oppure in un condominio solidale, in un certo senso, oppure la pubblica amministrazione per finalità sue, oppure una cooperativa edilizia, un consorzio, un'associazione, una fondazione, un'associazione privata. Per co-housing noi possiamo dare, diciamo, delle coordinate generali, però poi ognuno il co-housing se lo crea come in modo, diciamo, suo personale, oppure relativo al bisogno che ha in quel momento. In questo momento le esperienze di co-housing si devono all'iniziativa di operatori di mercato o di enti pubblici o di attori del terzo settore, quindi sono particolari, mentre invece all'estero, quando parliamo di co-housing, parliamo soprattutto di gruppo di cittadini privati, quindi diciamo che favoriti dalla pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione aperta che crea tutto, diciamo, il percorso per costruire queste, diciamo, condomini solidali oppure coabitazioni in maniera veloce e, diciamo, non onerosa, però in realtà sono gruppi di cittadini privati. Chi sono i co-housers? Questi qua sono, diciamo, il profilo medio: adulti tra i 40 e i 50 anni, con famiglia e normale lavoro, giovani, coscienti della precaria situazione economica e ambientale, mamme single con figli e giovani anziani. Scusatemi un attimo, sono ok, scusatemi, ho saltato un attimo. Ok, sostenibilità è un altro concetto che deve essere associato al termine di co-housing, sostenibilità sociale, quindi l'esigenza di ritrovare uno stile di rapporti basati sul rispetto e la comunicazione consapevole, che aumenti il livello di armonia e benessere di ogni individuo. Questo poi lo vediamo anche, diciamo, a livello macro. No, volevo puntualizzare alcune cose sulla sostenibilità. Ecco perché la pubblica amministrazione può favorire progetti di co-housing diciamo, rivolti a privati, perché questo tipo di progetti, diciamo, aumentano la sostenibilità sociale, cioè quindi uno stile di rapporti basati sul rispetto e la comunicazione consapevole, che aumenta il livello di armonia e benessere di ogni individuo, ma anche la sostenibilità ambientale, non devo dirvelo io, già sappiamo, che significa mettere in atto comportamenti finalizzati al rispetto dell'ambiente, dalla costruzione della casa, all'alimentazione, ad ogni scelta comunitaria. Insomma, quindi se, diciamo, ci organizziamo per costruire una casa, anche soluzioni che costose se affrontate in maniera singola, però insieme possiamo sicuramente, diciamo, riuscirci. E la sostenibilità economica, cioè il mutuo aiuto tra vicini di casa, la condivisione di spazi e attività che possono creare uno stile di vita più umano e sostenibile. Sul car sharing, ad esempio, diciamo, tre famiglie potrebbero acquistare una sola auto e poi dividersela, oppure ci possono essere, diciamo, soluzioni di questo tipo. Il co-housing non è un ecovillaggio, ma adotta i sani principi della sostenibilità ambientale. Quindi l'ecovillaggio è un tipo di comunità basata sull'ecosostenibilità, quindi è tutto orientato a quello. Cioè, quindi, e il co-housing invece non è un ecovillaggio. Soprattutto, ad esempio, gli ecovillaggi si trovano anche in ambienti non metropolitani, soprattutto, no? Non è un social housing perché in realtà, diciamo che il social housing, la pubblica amministrazione può costruire delle case per farle diventare case popolari, quindi per donarle con bandi a persone meno abbienti, a famiglie, diciamo, meno abbienti, oppure può anche creare bandi speciali per poter assegnare case a determinate pure minoranze. Però questa è una cosa diversa rispetto al co-housing, perché il vicinato non è d'elezione, cioè chi vince il bando non va poi a risiedere accanto a una persona che poi, se
in un certo senso o si è scelto o ha fatto tutto un processo di costruzione di questa coabitazione solidale, ok? E io nel concetto di co-housing non faccio rientrare, non farei rientrare tutte le esperienze anche di case rifugio oppure case di accoglienza, perché la casa di accoglienza e la casa rifugio è momentanea, cioè un ragazzo subisce un outing oppure fa un coming out doloroso a casa, viene preso in carico dai servizi territoriali. I servizi territoriali, peraltro, nel co-housing non necessariamente sono degli attori che possono, devono intervenire, no? Quindi invece per quanto riguarda la casa rifugio, invece sì, cioè c'è una persona transgender che è sulla soglia della povertà, che non riesce a trovare lavoro, quindi io l'accolgo in una casa di accoglienza, però superato il problema cerco io pubblica amministrazione di rimettere questa persona nella società. È ovvio, le esperienze possono essere collegate, posso avviare ad un'esperienza di co-housing, però sono cose un po' diverse, almeno per me, quindi dopo magari ci confrontiamo su questo. Non è una comune, non c'è bisogno nemmeno di dirlo, ma perché diciamo che praticamente la comune è un luogo, a parte che è un luogo ideologico, cioè le persone che si incontrano in una comune hanno comunque degli stessi ideali forti, no? Mentre invece il co-housing può essere iniziato anche da famiglie o da individui che hanno idee religiose anche differenti, perché no? Quindi diciamo è molto diverso rispetto alla comune, però è da tenere in considerazione la comune proprio perché le comuni sono fallite per determinati motivi che invece nel co-housing, magari con l'esperienza degli anni 70 e 60, noi possiamo evitare, no? Ovviamente il processo di co-housing è un processo lungo, quindi non è sufficiente cercare case o terreni disponibili, perché molto spesso si inizia proprio da questo. Il problema è la gestione del gruppo degli aspiranti co-housers, no? Quindi diciamo che all'inizio si può iniziare con un percorso molto, diciamo, anche entusiasti, siamo tutti entusiasti di andare a vivere insieme, di poter costruire finalmente il nostro villaggio solidale, però ovviamente poi problemi emergono. Ecco perché occorre la presenza di un facilitatore e accanto alle figure istituzionali, che mi pare che ho inserito dopo, di architetti, di imprese, di commercialisti, di avvocati, io ci ho messo anche sociologi e psicologi, ma mai tardi quando la società si rivolgerà anche a sociologi nelle pianificazioni urbane. Questo lo dico con un po' di ironia, ma fino a un certo punto. Quindi diciamo che sicuramente, ad esempio, se noi guardiamo le esperienze di costruzione di co-housing che ci sono state in Italia, sicuramente vediamo che non tutto è stato lineare. Ci sono stati conflitti anche nella costruzione degli spazi e sicuramente però diciamo che servono queste esperienze. Quindi gli alloggi sono più piccoli, questi sono dati proprio statistici, ovviamente sono più piccoli perché tutta una parte che nella nostra case private dedichiamo a, diciamo, un uso personale, lo possiamo dedicare a un uso condiviso. Dicevo prima, ad esempio, gli spazi per, diciamo, dove mettere le lavatrici in comune oppure un orto comunitario. Tutti questi spazi noi li possiamo anche poi eliminare rispetto alla casa, al nucleo abitativo, diciamo, tradizionale, per poter pensare ad una casa in comune, ad una casa partecipata. E esperienze, io ho voluto riportare delle esperienze, come ad esempio questa di Salus di Bologna, che ha vinto un bando europeo, in questo caso è un bando rivolto all'inclusione sociale di migranti e rifugiati, contrasto della povertà urbana, la transizione energetica e lo sviluppo di nuovi posti di lavoro. Quindi qua c'era diciamo una spinta precisa rispetto a questo tipo di esperienza di co-housing, quindi non proprio parte da privati, ma è la pubblica amministrazione che in questo caso spinge proprio, no? E quindi questo progetto è stato selezionato mi pare alcune centinaia e ha vinto una parte del bando che è stato, diciamo, dalla Commissione Europea.
E poi c'è stato un progetto di progettazione partecipata da parte delle persone che poi sono intervenute, le persone, ad esempio, questi, diciamo, le persone migranti, ma anche persone, diciamo, meno abbienti, hanno seguito dei corsi di formazione che sono stati finanziati poi dal comune. E chiaramente questo, come sempre, poi, come sempre Bologna, io dico, in questi casi è un poco, diciamo, un punto di riferimento. Bologna, anche Torino, non voglio offendere assolutamente nessuno. Però sono, diciamo, dei punti di riferimento da questo punto di vista. Un altro progetto è questo qui, Co-housing numero zero, che è, diciamo, anche stato molto interessante. Questo però è privato, cioè è stato un progetto, diciamo, privato, in cui la ristrutturazione di una palazzina di due piani ha consentito di riprogettare questa palazzina poi in senso più solidale. La stessa cosa che poi è avvenuta a Bologna, San Lazzaro, ma la stessa cosa che è avvenuta sempre a Torino. No, Torino numero zero, allora questa immagine non si riferisce a Torino, ma si riferisce a Bologna, a San Lazzaro. Perché Torino Co-housing numero zero, che è anche un'esperienza molto bella, è un palazzo, praticamente questo era un palazzo vecchio che si trovava nella zona proprio di Porta Palazzo, e condomini hanno deciso di ristrutturare però in senso proprio di coabitazione solidale, quindi hanno, diciamo, messo in comune dei servizi, ad esempio soprattutto per quanto riguarda i consumi energetici, ad esempio, e risparmiando moltissimi soldi, diciamo, poi per la gestione. E poi, vabbè, San Lazzaro di Savena, uno degli esempi che io ho voluto portare. Questi esempi, diciamo, saranno trattati molto meglio, in maniera molto approfondita, anche rispetto poi alla costruzione della, diciamo, del processo di condivisione di co-housing in questo documento, che poi immagino che potrà essere scaricato anche dal sito dell'Arcigay di Genova, a cui vi rimando, che è lo studio di fattibilità realizzato da Elea con Arcigay nell'ambito sempre del progetto Silver Rainbow. Io ho finito. Io, Carmine, ti ringrazio per l'intervento, per essere stato centrato, per essere stato molto esplicativo di tutte quelle che sono le tematiche che afferiscono al concetto di co-housing. Quindi, intanto invito chi volesse fare le domande a cominciare a scriverle nel box della chat dell'incontro, e do la parola al nostro terzo relatore, che è Nicola Di Pietro dell'Associazione Agapanto di Roma. Grazie, buonasera a tutti. Mi presento brevemente. Io sono Nicola Di Pietro, sono un medico specializzato in medicina pubblica. Un po' di anni fa, nel 2003, in un mini master di sociologia, avevo fatto una tesi sulle scelte abitative degli anziani LGBT. Questo era un assaggio di quello che mi sarebbe capitato dopo, perché poi mi sono trovato coinvolto in questo progetto. Comincio col dire chi siamo. Allora, Agapanto è un'associazione di anziani LGBT. E, nel nostro percorso abbiamo incontrato e contattato, o meglio, siamo stati contattati da molte persone, oltre 200 persone ci hanno contattato a vario titolo, e attualmente ci siamo incontrati con i soci di Banca Etica, cioè questa comunità di soci che sono proprio soci di Banca Etica, ma hanno una loro attività, diciamo, sociale abbastanza intensa, e abbiamo arricchito il progetto passando da un progetto identitario LGBT, che è rappresentato sempre dall'associazione Agapanto, ad un progetto identitario che coinvolge un altro partner importante, o devo dire una partner importante, perché sono le donne anziane. Sole, single, non voglio dire sole, è un concetto negativo, single, cioè ci troviamo a sperimentare lo stesso tipo di difficoltà in una società che non prevede single, ma prevede altri tipi di familiarità, e vogliamo non solo, diciamo, difendere i nostri diritti e
e cercare aiuto per i nostri problemi, ma addirittura diventare una forza trasformatrice della società. Quello che vogliamo fare in particolare, tra le altre cose, è il co-housing. Ora, per noi cosa vuol dire co-housing? È ancora una cosa anche più intrecciata del modello semplice che ci proponeva Carmine, perché vorremmo evitare che le persone con difficoltà economiche, sociali, di salute, che sono candidati per il housing sociale sostenuto dalle istituzioni, possano restare assieme ai loro amici differentemente abili, voglio dire in questo caso, cioè quelli che hanno soldi, non hanno problemi economici o problemi sociali, ed essere assieme nella stessa realtà. E quindi il nostro co-housing dovrebbe essere metà co-housing e metà housing sociale, per poter restare con i nostri amici in difficoltà, o perché i nostri amici in difficoltà possano restare con gli amici con minore difficoltà. Allora, il modello che noi ci proponiamo è al momento di due tipi. Uno, il modello che chiamiamo integrato, quello di una struttura unica che ha tutti i servizi e dove le persone vivono nello stesso stabile e dove gli spazi comuni sono nello stesso stabile e dove i servizi sono nello stesso stabile. Questo sarebbe idealmente e anche per praticità ed economia, qualcosa di auspicabile, ma piuttosto difficile, spiegherò in un momento perché. E l'altra soluzione è quella del co-housing diffuso, si occuperà di partire dai servizi e dalle attività, e facendo in modo che le persone, non debbano lasciare la loro abitazione attuale. Progressivamente scelgono di vivere in maniera associata, ma comunque si crea una comunità. Quindi questi sono i due modelli a cui faccio riferimento. Per quanto riguarda, ritornando a chi siamo, l'esperienza, parlavo di 200 persone, l'esperienza è che chi chiama ha un bisogno relativamente immediato, o perché è in quel momento che deve scegliere di cambiare casa, di lasciare un affitto, o qualunque sia la situazione, oppure perché è quello il momento emozionale in cui si trova coinvolto nel progetto. E quello che capita è che c'è sempre chi preme per l'urgenza, chi ha bisogno di un certo numero di anni e chi ci lascia per qualunque ragione. Il nostro è stato un gruppo quasi spontaneo, cioè è nato originariamente intorno a un modello identitario che è partito con un progetto del Circolo Mario Mieli di Roma, che per un anno ha creato un gruppo di condivisione che ci ha tenuto assieme e ci ha fatto crescere, diciamo, come gruppo e anche come crescita personale. E io ho partecipato come utente, io sono ormai un pensionato, quindi non sono un tecnico, io sono un utente come gli altri. E finito il progetto, resta sempre questo problema che finiscono i soldi e finisce il follow-up. Quindi noi siamo rimasti orfani, ha cercato di stimare un piccolo gruppetto di ex partecipanti a cui si sono aggiunte persone nuove. E abbiamo avuto aiuto di tecnici, di psicologi, come raccomandava anche prima, perché il processo non è facile. Le persone, soprattutto noi un pochino più maturi, tendiamo ad avere qualche rigidità in più degli altri, anche se è vero che con la terza età, persa la grinta del lavoro, forse ci si può anche smettere di avere questa rigidità e quindi abbiamo imparato anche ad accoglierci a vicenda. E persone che all'origine erano molto diverse, non si conoscevano, sono riuscite a creare quelle famose amicizie in tale età che tutti pensano siano impossibili. Quindi questo gruppo adesso continua la sua attività
Nell'incontro con Banca Etica, a cui ci eravamo presentati come Agapanto, sperando di avere un aiuto finanziario, abbiamo ricevuto, oltre che la partecipazione diretta come utenti dei soci della banca, di alcuni soci della banca, anche una serie di strumenti tecnici, quindi di supporto per ora non finanziario, ma di commercialisti, economisti, architetti che ci hanno aiutato a progettare il nostro futuro e anche ci hanno messo in relazione, cosa che avevamo già cominciato prima, con cooperative di assistenza, perché un altro elemento fondamentale dell'equazione sono i servizi. E i servizi, diciamo, qualcosa può essere autogestito, ma fondamentalmente ci vuole professionalità nei servizi. E quindi un altro punto di riferimento importante è chi questi servizi li eroga professionalmente come cooperative. Quindi la triade, diciamo, che potrebbe costruire un co-housing è l'utenza che deve manifestare i suoi desideri e soprattutto una forma di leadership per non vedersi imposte delle formule che ci vedono come utilizzatori passivi, come soltanto destinatari di un servizio. Mentre noi vogliamo essere una parte attiva della comunità dove andremo a vivere, del quartiere dove andremo a vivere. La rete dei servizi, quindi rappresentata dalle cooperative e dai servizi sociali e territoriali. E poi la terza parte è quella dell'impresa. Come nella presentazione precedente, le forme dell'impresa sono diverse e noi auspichiamo che ci sia una impresa, diciamo, articolata in cui alcuni di noi utenti possono, mettendosi un altro berretto, contribuire alla creazione di un capitale che possa servire all'acquisto, alla gestione, al capitale corrente del co-housing. Poi è necessario che, se vogliamo essere inclusivi e quindi poter coprire anche fasce di amici, dei bisogni, delle necessità, ci deve essere un intervento pubblico e quindi qui, per esempio, abbiamo cercato di essere in contatto con Tow Housing, con gli amici di Torino, prima o poi riusciremo a collaborare un po' di più. E poi addirittura con l'impresa privata e con le istituzioni finanziarie. In questo senso, con Banca Etica si sta ragionando della possibilità della creazione di una fondazione e dell'erogazione di mutui a questo scopo. Tocco solo le problematiche per dire che, diciamo, ogni volta che abbiamo queste riunioni a fine di ogni ciclo di programmazione, un senso di sgomento da parte di tutti, come sembra sia complessa l'intera organizzazione, ma è complessa, il che vuol dire che ogni singolo punto deve essere preso con molta attenzione e non si deve perdere, diciamo, l'entusiasmo. Il gruppo è un gruppo di anziani, quindi le nostre risorse, diciamo, emozionali, le nostre capacità professionali ci sono, ma sono un pochino diluite, cioè insomma siamo un po' stanchi di occuparci di cose e quindi vogliamo partecipare nella costruzione del co-housing, ma abbiamo bisogno di aiuto sicuramente. Quello che vorremmo è conservare l'elemento identitario. Noi, il gruppo originale, si riconosce un po' in quel passato, cioè non siamo soltanto anziani, ma siamo gli anziani di una generazione che ha vissuto abbastanza attivamente il 68, che ha vissuto gli anni successivi, gli anni 70, i meravigliosi anni 70, e ha vissuto anche la crisi dell'HIV, dove diciamo molti di noi, chi più chi meno,
ha saputo dimostrare un forte livello di solidarietà all'interno del gruppo e quindi crediamo che questo spirito sia fondamentale. Quindi il nostro co-housing non nasce puramente da una base di bisogno, ma nasce da un desiderio di testimoniare le qualità degli anziani. Abbiamo trovato la stessa passione nelle anziane donne single che, passando attraverso esperienze di femminismo, sono veramente molto animate nel desiderio di riacquistare una centralità nel contesto sociale in cui viviamo attualmente. Non essere sempre messe da parte perché non hanno un uomo a fianco, cosa che ci segnalano come una realtà sgradevole, diciamo, in cui si trovano a vivere. Un aspetto fondamentale è quello che è stato anche indicato prima, della formazione, cioè noi siamo in grado diciamo, di gestire in qualche maniera una società comune, le famose cene romane, qualche esperienza di viaggio assieme, vacanze. Spettacoli, piccole attività culturali, visite guidate, eccetera, eccetera. Quello che però dobbiamo affrontare è la discussione su perché lo facciamo, quindi una formazione del gruppo di co-houser, perché c'è sicuramente una differenza all'interno del nostro gruppo tra chi intende coabitare, cioè vivere assieme, vivere in spazi vicini con servizi comuni, e chi intende convivere, che significa spendere la maggior parte del tempo assieme e partecipare a queste attività sociali. Secondo noi non è necessaria una scelta, ma dobbiamo saper convivere con chi vuole stare nel suo appartamentino, diciamo quelli della chiaviale, cioè quella che chiudono l'appartamentino con la chiaviale, che hanno diritto a farlo completamente, e chi invece vede il co-housing con un'esperienza di convivenza maggiore e quindi di coinvolgimento maggiore. Quindi, diciamo, la situazione è questa. Il momento attuale è un momento un pochino drammatico perché avevamo la nostra riunione un po' finale proprio l'8 marzo, invece poi non ci siamo più visti, tranne che per tè online. E poche altre attività che abbiamo dei club di lettura, scrittura che abbiamo fatto online, ma non ci siamo più visti per 3 mesi, quindi è una situazione veramente molto dolorosa. Non ci siamo potuti nemmeno aiutare perché non potevamo uscire di casa e andarci a trovare l'un l'altro, e quindi in questo senso abbiamo pensato che se fossimo stati, per esempio, volontari di una cooperativa, avremmo forse potuto avere l'autorizzazione a visitarci a vicenda. Quindi, insomma, adesso si tratta di ripartire. La ripartenza per noi è più di aprirci agli altri gruppi. Quindi, diciamo, Silver Rainbow, eccoci qui, siamo contenti che ci avete invitato e vogliamo partecipare all'iniziativa che speriamo sopravviva a questo finanziamento con nuovi finanziamenti per voi, in maniera che possiamo veramente arrivare a dei risultati. E abbiamo notato che anche altre associazioni, a partire dalle cooperative, a partire da altre associazioni che facevano delle attività appunto sociali, abbiamo visto che ci contattano e li contattiamo noi, quindi molte delle cose che forse prima pensavamo di fare da soli, potremmo fare molto meglio assieme tutti quanti. Lascio poi alle domande, mi Ok, fermo qui. benissimo, ti ringrazio Nicola e ringrazio intanto tutti e tre i relatori per gli interventi perché sono state tre prospettive tutte diverse, ma tutte con una base molto forte su quella che è la vita reale e quindi tutte e tre che comunque portano un qualcosa di costruttivo alla discussione sul co-housing che, come diceva giustamente Carmine, in una società postmoderna, quella che Bauman chiamava la società liquida, in cui assistiamo a famiglie che in qualche modo si sgretolano perché per trovare lavoro magari il figlio va in
dal sud al nord del paese o viceversa, o va all'estero, o comunque le famiglie non vivono più la stessa realtà cittadina, la stessa realtà di paese, ma spesso si frammentano in più realtà territoriali diverse. Allora, il co-housing dà l'opportunità di costruire una nuova socialità che permetta di sopperire a questa fisiologica variazione della famiglia e quindi riesca anche a fornire gli strumenti per affrontare una vita serena e una nuova, appunto, socialità. Allora, passiamo quindi alle domande. Anthony chiedeva, mi chiedevo se nel progetto di co-housing sia prevista, tra le varie figure professionali coinvolte, la presenza di personale infermieristico per sostenere, per esempio, persone over 65 con particolari patologie. Ad Anthony replicava Maria, che diceva: non credo sia necessario personale infermieristico strutturato, semmai operatori sociosanitari, ma dipende ovviamente da quali esigenze hanno i co-houser. Per anziani o malati cronici esiste comunque l'ADI, assistenza domiciliare integrata. Chiedo ai relatori se vogliono prendere parola per rispondere a questo stimolo. Allora, nella nostra esperienza non ci sarebbe necessità di infermieri o infermiere come operatori stabili, ma sarebbe molto bene, così come nel nostro caso, avere degli operatori sociosanitari in qualche modo all'interno della compagine dei volontari e delle volontarie, che possano intervenire ogni qualvolta si ponga la necessità. Quindi in realtà questo non vale solo per le persone anziane, ma vale anche per le persone più giovani, perché alcune persone relativamente giovani possono avere patologie che richiedono l'intervento e la cura da questo punto di vista. Ti ringrazio, Alessandro. Se c'è qualcun altro dei relatori che vuole intervenire. Proprio sinteticamente, una hotline a cui fa capo una cooperativa di servizi che si può occupare anche dell'attivazione dell'assistenza domiciliare per quelli di cui che ne hanno titolo. E poi anche che ci gestisca la nostra banca del tempo, cioè noi come volontari ad aiuto reciproco, in maniera che ognuno di noi possa coprire quelle esigenze minime, come può essere accompagnati da un medico o qualunque altra cosa. D'accordo, Nicola, grazie. Ritorniamo quindi alle domande. Francesca ci scrive: interessantissima l'idea di Nicola dell'unione di co-housing e housing sociale. Emanuele scrive invece: io conosco personalmente l'esperienza di Mondo di Comunità e Famiglia, di ispirazione cattolica ma di prassi molto laica. Fanno co-housing e housing sociale nato nel periodo delle comuni, ma è un'esperienza che si è sviluppata nel tempo fino ad essere nazionale, nata a Milano. Sono educatore in una comunità terapeutica e psichiatrica, sottolinea l'idea di entrare in un processo che esca dal target LGBT, ma sia segno di una proposta sociale per tutti, un modello per tutti. Quindi, diciamo, un'apertura del concetto di co-housing che qui abbiamo affrontato anche in correlazione alla tematica LGBT. Sempre Emanuele scrive: penso anche ad adulti, figli unici, single con genitori anziani. La motivazione e la cura delle relazioni individuali è l'aspetto fondamentale perché abbia successo accogliendo la porta aperta in entrata in uscita. Co-housing potrebbe essere una valida arma per combattere la solitudine legata sia alla propria scelta di vita che dalle scelte di altri e altre. Questo si ricollega un po' al discorso che abbiamo fatto nello scorso incontro con Natasha Maesi, Daniela Pittaluga e Stefano Eleuteri, sul concetto di solitudini involontarie. Il co-housing è un mezzo che può aiutare a sconfiggere, appunto, tutte queste solitudini involontarie? È una domanda che vi faccio perché io ho una mia opinione, ma voglio chiedere a voi, che il co-housing lo studiate, lo mettete in pratica, lo vivete, che cosa ne pensate? Allora, Carmine, rispondi tu per primo. Ah, io penso che la risposta sia scontata, insomma, è ovvio che, diciamo, il co-housing serve per ricreare la rete di solidarietà che manca nelle nostre società, già abbiamo detto, no? Che sono forse troppo veloci, troppo, diciamo,
disattenti a certi bisogni poi del singolo, ad esempio in alcune esperienze di co-housing all'estero, ad esempio in Danimarca, ci sono, diciamo, soluzioni rivolte ad esempio alle donne single madri, no? In questo caso pensate, cioè ad esempio una donna single, una mamma single, come fa ad esempio a sostenere la sua vita lavorativa, cioè dove lascia il bambino? Quindi ad esempio nel co-housing sociale questo è sicuramente possibile. Io ho letto il messaggio del nostro amico Anton Giulio, che ci ha scritto che abita in un co-housing a Milano di iniziativa totalmente privata. Diciamo che noi qui stiamo già un po' confrontandoci con idee di co-housing diverse rispetto a quelle che ci sono state consegnate dalla letteratura scientifica, ma soprattutto da esperienze che sono avvenute all'estero. Qui ci sta, cioè, da quello che io ascolto, c'è una grande curvatura verso il social housing, verso, diciamo, l'assistenza. Ad esempio il fatto di avere degli infermieri, diciamo, oppure una unità sanitaria all'interno di un co-housing non è proprio corretto, nel senso che poi diventa qualche altra cosa, cioè qual è poi la differenza tra casa di cura o ospizio, cioè quello che veniva definito ospizio, e un co-housing sociale? Cioè il co-housing è qualcosa che costruiamo insieme, quindi lo costruiamo insieme nel senso che può avere tantissime regole differenti rispetto ad un'altra esperienza di co-housing, però lo dobbiamo costruire insieme e ci diamo noi le regole. Noi potremmo anche decidere di, che ne so, crearci un nostro asilo perché su 50 famiglie ci sono 100 bambini, un esempio. Oppure, ad esempio, un co-housing sociale, ecco, di famiglie LGBT, potrebbe anche darsi che si può pensare una cosa del genere, però secondo me dobbiamo pensare al co-housing come qualcosa, è un processo che si inizia, si costruisce insieme e poi può essere differente, cioè non è che c'è qualcuno che dice no, il co-housing deve essere per forza così. Io però lo terrei distinto da altri tipi di soluzioni. Ripeto, cioè la casa rifugio oppure la casa di accoglienza rivolta a persone LGBT, diciamo la terrei un poco separata da quest'idea di co-housing sociale, perché sono due cose distinte, si possono collegare, però il co-housing è una cosa che avviene per sempre, cioè io e Federico decidiamo di fare co-housing sociale, prendiamo due unità abitative in un villaggio, ma ci staremo lì per sempre, ci abiteremo per sempre. Questa è la differenza che penso che deve essere, diciamo. Tutto il resto è qualcosa di diverso, cioè noi possiamo anche decidere di fare un co-housing di vacanza, un co-housing sociale in un posto di vacanza, ma poi è diverso, cioè è diverso rispetto al bisogno di servizi che noi chiediamo poi anche alla città, perché ovviamente un co-housing sociale è all'interno di un tessuto urbano dove già c'è un ospedale a cui io mi posso rivolgere, oppure c'è un'unità diabetologica se ci sta un giovane che ha bisogno di un, diciamo, di una, non so se mi sono spiegato. Sì. E posso aggiungere una cosa, giusto per evitare, come dire, fraintendimenti. Ciò che Carmine ha raccontato è, come dire, la fotografia di che cos'è e come nasce originariamente il co-housing. Il co-housing è esattamente ciò che Carmine ha raccontato, non se ne esce. Poi, tutte le esperienze che in qualche modo prendono spunto da quel meccanismo solidaristico e che si trasformano in qualche modo, è chiaro che potrebbero non doversi chiamare co-housing, perché, come dire, in qualche modo, adesso uso un termine forse improprio, però vorrebbero in qualche modo scimmiottare quell'esperienza originaria, ma in realtà quello di cui per esempio parliamo noi con quello che abbiamo messo in piedi è qualcosa di diverso dal co-housing originario, perché mentre l'idea di andare a costruire un co-housing è, come raccontava anche
Nicola, una scelta volontaria. Nel nostro caso l'idea di andare a coabitare è in qualche modo indotta dalle circostanze ed è, come dire, causa di, cioè, è la ricerca di una della soluzione a un problema. Perché se tu vieni cacciato di casa, non scegli di andare a costruire un'esperienza di coabitazione, hai bisogno di qualcuno che ti supporti in un momento difficile. Quindi è tutto molto corretto quello che Carmine ci ha raccontato nelle varie sfaccettature che il termine e la terminologia housing, se vogliamo usare questa in senso generale, ha realizzato nei vari territori. Però per esempio nel nostro caso noi abbiamo preso spunto dalla parola housing e co-housing, costruendo qualcosa che potesse avere, come dire, quell'idealità di famiglia allargata, perché abbiamo sempre considerato le persone LGBT in difficoltà come un pezzo della nostra comunità e della nostra famiglia. Quindi era soltanto per il nostro non vuole essere un co-housing vero, puro, come direbbe un sociologo, ma è qualcosa di differente, proprio perché l'esigenza è indotta dalle circostanze. Alessandro, grazie per questa puntualizzazione. Volevo solo dire che, ad esempio, prima mi ha colpito molto, diciamo positivamente, il concetto che Nicola Di Pietro ha usato come co-housing diffuso, cioè, e se interpreto bene, diciamo, il concetto che Nicola ha voluto dire prima, cioè praticamente il co-housing diffuso è il fatto che si crea una rete di solidarietà all'interno di un'area metropolitana in cui, diciamo, anche si crea una solidarietà di vicinato, quella che nelle grandi città poi manca. Non so se Nicola voleva dire questo prima, poi è un concetto molto bello. Sì, mi permetto di intervenire subito. Perfettamente d'accordo, cioè, anche per rispondere al discorso della solitudine, non è il co-housing, cioè proprio il vivere fisico assieme, che combatte la solitudine o crea questa rete di solidarietà, ma è un lavoro fatto nel gruppo. Quindi per questo, diciamo, invece di abbiamo i soldi per comprare casa, noi stiamo cercando di lavorare al fatto che ci sia una rete di rapporti, di servizi, e che quindi ci sia un co-housing, e per caso ce ne andiamo a dormire ognuno a casa sua o cominciamo a dormire ognuno nel suo appartamento, e quindi cercare magari uno spazio comune di uno piuttosto che un intero palazzo. Però questo prevede, a Roma è così dispersiva, prevede la scelta di un quartiere. Questa è una scelta che sarà obbligata, quindi facendo un po' la mappa di chi siamo, stiamo un po' orientandoci verso un quartiere che è fuori, da fare un sforzo iniziale o decidere di cambiare casa. Sì, un po' l'idea dei balconi, ad esempio del film di Ozpetek, l'ultimo film in cui si vede questa comunità che si aiuta dai balconi di casa, no? Nicola, che a Roma poi è anche, diciamo, diffusa, anche nelle Fate Ignoranti c'era questa comunità di solidarietà, che sicuramente manca a molte persone LGBT, perché dobbiamo pensare anche, ad esempio nel nostro caso, come osservatorio LGBT del Dipartimento di Scienze Sociali di Napoli, noi, diciamo, porgiamo l'attenzione soprattutto a, ad esempio, alle persone transgender, che sono veramente, vivono un'espulsione dalla società continua, quindi senza pensione, senza, diciamo, nessuna rete di solidarietà. Allora in quel caso sicuramente la pubblica amministrazione deve contaminare molto il concetto di co-housing con proprio il welfare, un welfare, diciamo, più innovativo. Mi inserisco nuovamente per dire che il progetto che ha illustrato Nicola
tra i vari progetti che esistono, qualcuno ancora sulla carta, qualcuno che, come dire, in una condizione embrionale, qualcun altro un po' più avanzato, però è tra i progetti che riguardano in qualche modo la nostra comunità o un pezzo della nostra comunità che più si avvicina a quel concetto di co-housing, perché a quel concetto dico originario di co-housing. E per esempio, quando Nicola parla della questione dell'intervento e della ricerca del denaro per fare alcune cose, per quanto riguarda un progetto come quello di Nicola, con il quale io parlai oramai credo più di un anno fa, e poi ci dovevamo vedere, ma non siamo mai riusciti a vederci, la loro necessità di denaro è sicuramente meno importante, di quanto non sia, per esempio, in un caso come il nostro, nel senso che le persone che insieme a Nicola vorrebbero lanciare questo progetto, correggimi poi Nicola se mi sto sbagliando, in realtà partono con diciamo, una capacità economica in qualche modo. Le persone che accogliamo noi sono quasi tutte persone che non hanno 10 euro e quindi questo fa molto la differenza rispetto anche alla prospettiva che tu dai alle persone rispetto ai progetti, perché sono molto diversi l'uno dall'altro. Questo era semplicemente per creare, come dire, anche lì una differenza rispetto all'approccio. Per noi oggi è fondamentale riuscire a mettere in piedi ogni possibile meccanismo di fundraising e di ricerca di contribuzioni, sia pubbliche che private, che possano garantire la sopravvivenza dell'intero progetto. Invece, nel caso di Nicola, le persone che si mettono insieme e decidono di non pagare l'affitto da una parte, ma pagarlo dall'altra per stare tutti vicini, oppure di altre esperienze come quelle di comprare tutti insieme una grande magione che possa contenerli insieme agli spazi comuni, hanno dei punti di partenza notevolmente diversi. Una cosa che voglio dire è che il nostro impegno è che poi da questo co-housing non si debba uscire, cioè che se diveniamo disabili non dobbiamo essere trasferiti in una struttura. Il co-housing deve essere in grado di tenerci a casa per tutta la vita, fino all'ultimo momento. Quindi dobbiamo addirittura farci dei muscoli finanziari aggiunti per coprire quelle problematiche che persistono, ma cominciano ad esistere anche a breve per uno di noi. E quindi ci sono degli altri discorsi curativi oppure di creazione di fondazioni, di donazioni, anche discorsi, vabbè, un po' difficili da farsi, ereditari, di lasciare via. Molto bene, ringrazio i relatori per gli interventi. Io nel frattempo chiarisco una cosa che è venuta fuori anche in chat, che è il ruolo del Ministero del Lavoro in tutto il progetto. Il Ministero del Lavoro, o meglio, il Ministero delle Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato il finanziatore del progetto Silver Rainbow. Quindi chi ci ha messo fondamentalmente i soldi. Noi abbiamo, come Arcigay, abbiamo partecipato con un bando in partnership con Arcipesca Fisa e quindi è stato un progetto che è nato grazie al contributo di tutte e tre questi enti che hanno collaborato. Vedo che ci sono un bel po' di interventi. Emanuele dice, anche io penso vada diviso il concetto tra co-housing sociale e struttura socioassistenziale. Certo, lo sviluppo del co-housing sociale permetterebbe la riduzione del bisogno di struttura socio-assistenziale oggi abusata. Ad ogni modo, Age Platform dell'Unione Europea promuove da anni progetti di co-housing intergenerazionale. Vedo connesso Alessandro Cavalli, a cui do la parola per raccontarci un pochettino, in qualche minuto, la sua esperienza. Alessandro ci parlerà di un'esperienza di co-housing genovese. Bene, io vorrei, non so se la connessione funziona perché per il momento è stata molto ballerina e quindi non sono potuto intervenire prima. Volevo dire che appunto a Genova stiamo tentando di mettere in piedi un co-housing per diciamo una recentemente ampia che va dalle persone più anziane come me
ha peraltro anche famiglie con figli più piccoli o figli più giovani. Quindi tendo è di fare un co-housing il più possibile intergenerazionale, e che il problema degli anziani soli è stato parzialmente e malamente risolto l'importazione di 1.600.000 badanti, che è una cifra enorme, enorme. Ecco, forse la formula del co-housing è una formula che si adatta molto bene a una popolazione anziana che rischia, attraverso la solitudine, di ridurre il proprio grado di autonomia, quindi di degradare, diciamo, in modo più rapido e drammatico certe volte. Però, appunto, si creano anche, si ricostruiscono anche dei rapporti tra le generazioni che tradizionalmente avvenivano soltanto in ambito familiare. Nonni, figli, di condivisione, di spazi comuni, è possibile che si possano ricostruire dei nessi di trasmissione anche reciproca tra le generazioni, in modo tale da evitare queste segregazioni tra i vecchi e gli adulti e i giovani e anche i bambini, perché appunto i bambini sono pochi nella nostra società e rischiano appunto di o vivere soltanto in un mondo infantile oppure avere rapporti con soltanto la generazione dei loro genitori ed eventualmente in Italia almeno dei loro nonni, sempre meno frequente, come dire. Un'ultima osservazione, il co-housing, la filosofia del co-housing è che dobbiamo convivenza, coabitazione tra persone che hanno delle caratteristiche, delle idee, delle cose diverse. Cioè, la nostra idea è che siamo molto lontana, bene che si possano incontrare persone diverse che si rispettano reciprocamente e che sono in grado, in base alla loro diversità, di stabilire un dialogo. Mi fermerei qua e vi ringrazio dell'attenzione. Ti ringraziamo noi per aver portato la tua esperienza. Io direi che potremmo avviarci verso una conclusione di questo incontro che si è rivelato, come l'altra volta, decisamente proficuo, perché ci sono stati molti interventi che sono stati tutti centrati sul tema. Quindi sia da parte dei relatori che da parte di invece chi è intervenuto nella chat, tutti quanti interventi che ci hanno aiutato a mettere a fuoco una realtà che, se tutto andrà bene, andrà sempre più affermandosi e che ci permetterà di creare una nuova forma di socialità, una nuova vecchia forma di socialità. Quindi ringrazio tutti quanti per gli interventi che sono stati fatti. Ringrazio in particolar modo i tre relatori, quindi Carmine Orciuoli, Nicola Di Pietro e Alessandro Battaglia. Quindi vi ringrazio ancora una volta di aver partecipato. Grazie a te. Grazie. Grazie a voi. Grazie.